a tutti ragazzi. Ma coglione, a fare finita, che bello a tutti. Ma adesso lo sai dove te la metto? Parliamo di Guns 2, ragazzi. Un gioco che è un free to play, che è su Steam adesso, perché prima non era su Steam. È un gioco coreano. E cosa vuol dire coreano? Vuol dire tette al vento, mutandine al vento, tutti quanti i morti di figli. Ma adesso arriviamo al gioco, ragazzi. Questo gioco è un hack and slash misto con uno sparatutto in terza persona. Quindi voi comanderete la vostra puttanella e andrete a sparare ai nemici. Ogni personaggio ha le sue skill che possono essere sbloccate ogni volta che sali di livello. Si possono craftare le armi, si possono upgradare facendo le enhance, fino ad arrivare a P5 e a far diventare le più potenti del gioco, come anche le armature. Ogni personaggio ha una sua abilità speciale. È un gioco molto veloce, frenetico. Ti puoi arrampicare sui muri, puoi fare il dash a destra, a sinistra, avanti e indietro per arrivare prima verso il nemico. Tu nasci, uccidi, è un arcade praticamente, ci siamo capiti. Arena! Arena! Oddio, ma sta cosa da sicuro! È diverso dal primo capitolo che è uscito prima, perché lì quel gioco era broken. Uno si metteva là, sul muro, a sparare perché era immune. Però, tu scusa, tu fai, lo so, sono monotono, è ok. Tu fai i cosplay, stronzetta. Oh, ti aggiungono i maschi e magari tu dici che sei troppo pro per dare spazio ai maschi. Vai a lavorare! Tu vuoi inventarsi la bagaglia di Facebook con le cazzate? Oddio, mi ha aggiunto un maschilista! Ma guarda, guarda, te giuro, Guns 2 è un bel gioco, però come al solito, come tutti gli altri, è rovinato da cosa? Dagli hacker. E poi c'è uno shop, ti permette di acquistare armi premium che non puoi sbloccare con i soldi normali del gioco. Che cazzo! Con i soldi del gioco puoi sbloccare le armi che fanno schifo, che hanno una durabilità. Come in tutti i free to play, ragazzi. È vero, hai ragione, con la storia puoi sbloccare dei consumabili premium, ma non c'entra niente, perché se tu mi metti le armi pro a pagamento e paghi pure gli hack, cosa ci gioco a fare? Beh, se paga gli hack, quello che sta dall'altra parte, mi sa che è un mentecatto lurido schifoso, deve andarsi a nascondere sotto le miniere della Papuasia. Nello shop c'è anche la possibilità di comprare delle skin. Puoi avere queste tue donnine, che se paghi le puoi avere più nude di quelle che già sono. Proprio nude, denudate. E sfiga. Ve lo consiglio questo gioco, ragazzuoli. Sì, ve lo consiglio, perché è un bel gioco frenetico. Però vi racconterò della mia esperienza. Io dopo un po' mi sono stufato, perché questo gioco, sapete, è un po' ripetitivo. Le sempre le solite mappe, perché tutti aprono server con le solite mappe, perché sono le più belle, le solite armi premium, bla bla bla. I soliti loadout sbilanciati. Esatto. Però per farci una giocata così veloce, io ve lo consiglio, ragazzi, è divertente. Tanto Gianluca se sparamo. Praticamente una persona diventerà Rambo, proprio Rambo, e dovrà uccidere gli altri giocatori con un arco infuocato, che spara frecce infuocate. Fanculo! Ah!